La festa della Toscana nel segno di Don Milani, la ricorrenza è stata celebrata dal Consiglio regionale a Firenze in ricordo del messaggio del prete di Barbiana. Buonasera, bentrovati a Monitor Consiglio. Si è svolta al cinema La Compagnia di Firenze davanti a una folta presenza di sindaci e di studentesse e studenti toscani la seduta solenne della Festa della Toscana edizione 2023, quest'anno dedicata a Don Lorenzo Milani, di cui ricorre il centenario della nascita. Sono intervenuti, tra gli altri, la Presidente Emerita della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, l'Onorevole Rosi Bindi, Presidente del Comitato delle Celebrazioni per il Centenario di Don Milani, il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze, Izzedine Elzir, Imam della città di Firenze e Gad Fernando Piperno, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Firenze. A proposito di questi ospiti, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato che la loro presenza testimonia ancora una volta come dalla Toscana possano partire messaggi di dialogo, di speranza e di pace. È stato proprio Mazzeo, in apertura, a ricordare il significato della festa della Toscana che ben si lega al messaggio di Don Milani. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il Rabbino Capo, ci fossero l'Imam di Firenze, il Cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio La Pira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo, abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa, lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, le famiglie sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali, ma anche a tutti i cittadini e i cittadini che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Presidente, ha citato gli alluvionati, la Toscana sofferente, lei ha sempre detto regione e consiglio stanno facendo la propria parte al fianco di queste persone. Come valuta gli ultimi provvedimenti del governo che hanno fatto slittare di soli 15 giorni il pagamento delle tasse, che sembra, fra virgolette, un palliativo in realtà? Oggi non è, mi scuserete, ma non è il tempo della giornata e la polemica politica. Certo, se guardo quello che succede è davvero una non risposta. Abbiamo bisogno di dover lavorare tutti, noi lo faremo nel bilancio, l'ha detto il Presidente Gianni, mettendo 15 milioni in questa direzione per dare le prime piccole risposte d'emergenza alle famiglie che sono andate in difficoltà, lo abbiamo fatto per i 50 milioni che mettiamo a disposizione delle imprese, abbiamo chiesto il fondo di solidarietà in Europa, però non basta. C'è necessità di rialzare la testa e se vogliamo prenderci cura degli altri, come dice Don Milani, oggi questo è il tempo di farlo velocemente, perché ci sono famiglie e imprese che soffrono e soffrono tanto. Sentiamo adesso il presidente della Regione Gianni e il portavoce dell'opposizione Landi. Nel momento più bello come nel momento più critico, ma la Toscana dal 2020, siamo al 23esimo anno e continueremo all'infinito, ricorderà sempre in modo solenne il 30 di novembre del 1786, quando il primo Stato al mondo abolì la pena di morte. Era allora il Granducato di Toscana guidato da Pietro Leopoldo. Oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta e quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti dell'umanesimo, della persona umana
che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita, ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale. Possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Intorno a questo la festa della Toscana significa sempre riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana, in un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace, e proprio stamani in nome di Don Milani avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili per i ragazzi che devono continuare ad avere un livello di istruzione adeguata, senza classismo, ma soprattutto le istituzioni, perché se si dice speranze possibili c'è una possibilità concreta che deve essere attuata oggi, e le istituzioni, in primis la Regione Toscana assieme alle istituzioni scolastiche, devono creare quelle sinergie anche con le associazioni, in particolare quelle delle famiglie, per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. Innanzitutto dobbiamo essere particolarmente fieri di essere eredi di quel Granducato di Toscana che, primo Stato al mondo, il 30 novembre 1786 ha abolito la pena di morte, il primo Stato ad averlo fatto al mondo. In nome di quei valori dell'illuminismo che permearono profondamente la cultura di quel tempo in Toscana, quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze, 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti, ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo, in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri, I care. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, I care, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo, degli ultimi e non solo, ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà, lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri. La Toscana l'ha dimostrato nella propria storia, rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale, e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale, dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare, diciamo, l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale, e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale. L'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne, l'abbiamo visto nei confronti dei minori, l'abbiamo visto a livello internazionale. La Toscana deve fare, può fare di più. E adesso in sequenza le interviste a Rosi Bindi, al cardinale Betori, l'imam di Firenze Izzedine Elzir e il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno. Un grande onore, soprattutto perché la festa di quest'anno è dedicata a un grande toscano che è appunto da Lorenzo Milani. E credo che sia una scelta che fa onore alla regione, al consiglio e alla giunta, perché in questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca, alla quale lui apparteneva, e una Toscana molto povera, sfruttata, nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze,
i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore, e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni, e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Ecco, a proposito su questo, mi pare di capire che le politiche di questo governo sulla scuola non sono quelle che farebbero felice Don Milani, ribadiamolo eventualmente. Ma io penso che il bene scuola ai tempi di Don Lorenzo Milani era calpestato, però era voluto e amato. Non fece molta fatica a convincere i contadini del Mugello a mandare a scuola i figli a Barbiana. Oggi c'è una dispersione scolastica che sicuramente è classista, tocca i poveri, gli immigrati, le periferie, il mezzogiorno, ma anche una dispersione scolastica frutto del desiderio di guadagnare subito, andando al lavoro a 16 anni, a 18 anni, per stare meglio nella società dei consumi, piuttosto che riscattarci con la cultura e con la parola, come voleva Don Lorenzo Milani, da una situazione di marginalità. Sicuramente chiamare con il merito il Ministero dell'Istruzione in questo paese va un po' contro l'idea di Don Lorenzo Milani, il quale diceva che la scuola ha un unico problema, i ragazzi che perde, perché è come un ospedale che respinge i malati e cura i sani. E il merito è il talento, e la scuola di Barbiana andava avanti quando chi era rimasto indietro aveva raggiunto gli altri, e quelli che erano più bravi aiutavano quelli che erano rimasti indietro. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre la responsabilità verso l'altro. L'iCare, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stata la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. iCare è quel motto realmente, che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Beh, questa è una caratteristica di questi luoghi, di Firenze in particolare, ma di tutta la Toscana. Poi, personalmente per me, per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante è un grandissimo onore, e partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, dedicato alla Festa della Toscana 2023. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.